a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa di prodotti acquistati in Francia e che in Italia io faccio fatica a trovare. Sono stata in Francia in vacanza per 10 giorni, abbiamo girato una serie di supermercati, tra cui l'Auchan, il Carrefour, il Leclerc, il Géant, il Casino, li abbiamo girati praticamente tutti e ogni volta che io entro in un supermercato francese mi si allarga il cuore perché sono veramente super forniti, sono favolosi i supermercati francesi, mi piacciono tantissimo e quindi quando vado ovviamente mi vado a comprare quelle cose che poi qui in Italia faccio fatica a trovare o che addirittura non esistono proprio. E quindi ho fatto una piccola scorta. Vi farò vedere solo prodotti alimentari perché erano quelli che mi interessavano di più, perché comunque prodotti beauty o prodotti di make-up ne ho talmente tanti che ho deciso di non andare neanche a vedere quel settore e di andare direttamente sull'alimentare. Di uno di questi supermercati, che in particolare è il Géant, ho fatto un piccolo vlog, quindi vi ho portato con me all'interno di quel supermercato per farvi vedere quanto è immenso. Infatti, Géant in francese significa gigante. E volevo farvi un po' vedere com'è allestito, che prodotti ci sono, quindi vedrete poi sul canale fra un po' di tempo questo video in cui appunto vi porto con me. Però direi che ho parlato troppo. E vi faccio vedere subito quello che ho acquistato. Alcuni prodotti sono già aperti e per questo vi chiedo scusa, però li ho comprati un po' di tempo fa perché comunque li ho comprati quando ero ancora in Francia, quindi ovviamente li abbiamo aperti, abbiamo cominciato a mangiarli, però si vedono comunque bene, quindi voglio mostrarveli. Parto subito da una cosa che poi vado a riporre in frigo e che ovviamente ha viaggiato tutto il tempo all'interno della borsa frigo per conservarne la freschezza, che è la marmellata alla ciliegia e mirtillo rosso della marca Bon Maman. Questa è una marca veramente ottima. Questa in Italia si trova. Se ad esempio conoscete il supermercato all'ingrosso Sogegros, in cui potete accedere solo se avete la partita IVA o se conoscete qualcuno che ha la partita IVA e ha fatto la tessera, però ad esempio in quel supermercato lì voi riuscite a trovare questa marca. Forse nelle grandi città come Roma, Milano, può darsi che ci sia. Io, nella mia città che è Genova, questa marca l'ho trovata una volta all'Ipercoop. E poi sinceramente non l'ho mai più trovata, però io non è che abbia girato tutti i supermercati della città, quindi è possibile che magari da qualche parte ci sia. Però è comunque una marca difficile per me da reperire in Italia e quindi sono andata a prendermela direttamente in Francia. È un'ottima marmellata, questa mi piace tantissimo. In realtà ne avevo preso anche una confezione al lampone, però l'abbiamo finita quando eravamo ancora in Francia e poi abbiamo buttato via ovviamente il barattolo vuoto. Questa invece è un po' avanzata e quindi ce la siamo portata a casa e in particolare è ciliegia e mirtillo rosso. Un'altra cosa che io qui in Italia non riesco a trovare, o meglio, non riesco a trovarli uguali perché ci sono solo delle imitazioni, sono questi biscotti alla vaniglia. La marca è Prince, eccola qua, e sono biscotti messi doppi con una crema di vaniglia all'interno. Vi faccio vedere da vicino la foto, eccoli qua. Tipologie di biscotti come questa in Italia ce ne sono tante, anche la Lidl tiene dei biscotti simili, però non sono uguali. Questi sono veramente molto più buoni, sono più leggeri, sono più croccanti, più friabili. Io non so neanche spiegarvi, però c'è una differenza. Io quando ho preso in Italia le imitazioni non sono rimasta così soddisfatta, perché comunque non li trovo proprio uguali a questi. Questi sono veramente ottimi, sono già aperti, vi chiedo scusa, ma abbiamo cominciato a mangiarli prima che io potessi fare questo video. Però sono comunque biscotti che io trovo soltanto in Francia o comunque all'estero. Li avevo trovati anche in Croazia questi, però in Italia proprio non li trovo e quindi ce ne siamo comprati 2 confezioni, di cui una è già finita, questa è la seconda. Un altro prodotto che in Italia io non trovo sono queste fette di brioche. Praticamente qua, come potete vedere sulla confezione, c'è scritto brioche tranchée.
ossia fette di brioche light, in questo caso è light, però di questa marca Harris ci sono anche altre versioni non light, quindi ce ne sono una serie comunque. Noi prendiamo questi perché sono un pochino più leggeri. Queste fette di brioche le fa la Mulino Bianco e anche un'altra marca di cui adesso non ricordo il nome, che trovo spesso al di più. Però non sono uguali a questi, sono delle imitazioni, sono simili, ma non è la stessa cosa. Quindi quando io vado in Francia li compro perché questi hanno proprio un gusto diverso, sono più leggeri, più soffici, è un'altra cosa, è proprio un'altra cosa e quindi anche questi me li sono portati a casa. Un'altra cosa che io in Italia non riesco a trovare, comunque non fatte in questo modo, sono le fette di pane tostato. Queste sono fette di pane tostato, già pronte all'uso, diciamo, sono rettangolari. Adesso apro la confezione e ve le faccio vedere all'interno, se riesco a capire da dove l'ho aperta. Eccola qua, ve le faccio vedere. Sono queste. Sono fette di pane tostato, quindi sono già tostate, già croccanti, fatte così. Io le mangio al mattino con la marmellata. Io queste in Italia non le trovo, nel senso che ci sono sì delle imitazioni, ci sono le fette biscottate, ci sono delle fette di pane tostato, ma non sono proprio fatte in questo modo. Ovviamente, se voi invece le avete viste in Italia, le avete trovate, fatemelo subito sapere perché io corro a comprarmele anche in Italia, però per il momento io non riesco a trovarle. E ne ho prese due confezioni. Queste sono integrali, però se volete ci sono anche quelle con la farina bianca o con i 5 cereali. Queste sono della marca Ocean e invece poi ne ho preso un'altra confezione della marca Lu. L'ho detto alla francese, ma potete anche dire semplicemente Lu. Non so voi come lo pronunciate. Comunque la marca è questa qua. Questa è una marca che in Italia io ho già trovato, però non riesco a trovare queste fette di pane tostato e sono veramente ottime. Io le adoro al mattino con la marmellata. Sono molto più buone delle fette biscottate perché è proprio pane tostato, invece la fetta biscottata è un'altra cosa. E quindi anche queste, le mie due confezioni, sono venute in Italia con me. Poi il mio prodotto preferito in assoluto, per eccellenza, che in Italia non trovo neanche in una imitazione, è il cappuccino alla vaniglia. Ne ho prese due confezioni, uno della marca Ocean e poi uno originale Nescafè. Questo è proprio cappuccino alla vaniglia, sono tutti e due aromatizzati alla vaniglia. È il cappuccino quello da fare direttamente con l'acqua, voi potete usare anche il latte se volete, però qua c'è già il latte in polvere, quindi io uso l'acqua. Ne metto 3 cucchiaini nella tazza al mattino, poi metto dell'acqua calda e viene un cappuccino favoloso con tutta la schiuma. E questo alla vaniglia è il mio preferito. Io in Italia non lo trovo. Pensate che addirittura avevo scritto alla Nescafè chiedendo come mai non viene prodotto questo cappuccino in Italia, che è veramente ottimo. Mi hanno risposto che in Italia, per scelta commerciale, hanno deciso di non farlo. Io ho provato a convincerli, ma evidentemente non ci sono riuscita perché continuo a non trovarlo nei supermercati. Comunque, questo è proprio il mio preferito, quindi mi sono presa due confezioni. Una l'ho presa Nescafè perché insomma è quello più buono in assoluto e poi l'altra confezione l'ho presa della marca supermercato per spendere un pochino meno, quindi mi sono accontentata. Però insomma volevo portare con me in Italia questo mio adorato cappuccino che in assoluto è il mio preferito. Poi, come cappuccino, ho deciso di provare anche quello alla viennese. Eccolo qua, il cappuccino alla viennese che ha l'aggiunta di cacao. Questo in Italia lo trovate più facilmente perché il cappuccino col cacao l'ho già visto sotto diverse forme. Però, già che ero lì al supermercato, ho detto: ma sì, me lo prendo perché comunque questo qua alla viennese mi attira, quindi lo alterno un pochino con quello alla vaniglia e queste sono le cose golose che vado a comprare. Poi, restando in tema di cose golose, ho comprato una confezione di gofre, che è questo dolce qua. Questo si trova anche in Italia perché io l'ho trovato già in altri supermercati, però preso in Francia comunque mi faceva un altro effetto. Poi, come vedete, la confezione è quasi vuota perché in realtà l'ho preso quando ero lì per fare colazione al mattino, quindi l'ho preso proprio come dolce del mattino.
Questo ha anche un altro nome in tedesco che è Waffle, che spero sia giusta la pronuncia, eccolo qua. In francese si dice gaufre e in tedesco si dice Waffle. Però io preferisco pronunciarlo in francese perché il tedesco è una lingua che proprio non mi appartiene affatto. Ho scelto la confezione così perché all'interno c'erano le monoporzioni, quindi è confezionato in questo modo. Vedete, c'è il gofre con lo zucchero a velo sopra e questo io me lo mangio al mattino con la marmellata e mi piace tantissimo. Ne è avanzato qualche pacchettino e me lo sono portato via. Però questa è una cosa che comunque in Italia riuscite a trovare, presa in Francia, però insomma ha sempre un altro effetto. E poi l'ultima cosa che ho preso è un dentifricio acqua fresh Pure White, eccolo qua. Questo è un dentifricio alla menta dolce che in Italia a quanto pare non si trovi. Questo in realtà l'ho acquistato perché me l'ha chiesto mia mamma. Mi ha chiesto di portargliene due confezioni perché in Italia lei non l'ha trovato e mi ha detto che ne aveva trovato uno da Tigotà simile, ma non era assolutamente uguale. Quindi già che acquistavo le confezioni per lei, ne ho preso una anche per me per provare questo dentifricio. Ho già iniziato ad utilizzarlo e devo dire che è un buon dentifricio. È alla menta dolce, quindi non ha quel sapore di menta troppo forte ed è comunque un prodotto con il quale mi sto trovando bene. Può darsi che in Italia arrivi perché se notate sulla confezione qua c'è scritto che è un prodotto nuovo, quindi può darsi che poi arrivi anche qua. Comunque mi sono presa anche il dentifricio. Questa era la mia piccola spesa fatta in Francia di prodotti che in Italia non riesco a reperire o che comunque trovo, ma solo in imitazioni perché non sono proprio identici a quelli acquistati in Francia e mi faceva piacere condividerli con voi. Se c'è qualcuno tra i prodotti mostrati che voi avete visto nei supermercati italiani, fatemelo sapere perché vado subito a comprarli. Fatemi anche sapere nei commenti se quando andate in Francia vi piace andare a fare la spesa in quei meravigliosi supermercati e vi assicuro che se per caso siete stati in Francia ma non siete andati nei supermercati perché magari eravate in hotel quindi non vi serviva andare al supermercato, io vi consiglio di fare almeno una volta un giro in un supermercato francese perché è come essere al Luna Park, anzi è molto meglio del Luna Park, quindi fateci un giro perché veramente meritano. Comunque poi sul mio canale arriverà il vlog sul supermercato Géant, che è il mio preferito, e quindi vi darò un assaggino, diciamo, di questo luogo. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.